10 agosto è una data molto conosciuta in tutto il mondo come la notte di San Lorenzo, in cui si contempla, alzando il naso verso il cielo, nella speranza di vedere una stella cadente, una meteora, cioè qualcosa, ed esprimere un desiderio che si crede venga esaudito, no? Per la tradizione, le stelle cadenti sarebbero le lacrime versate da Lorenzo durante il suo martirio. Però a me piace un'altra relazione a questo, che dice che ricorda i carboni ardenti su cui il santo, secondo la leggenda, fu martirizzato, cioè su una graticola, e così è il suo emblema. Però ti voglio raccontare chi era questo Lorenzo. Sai, è un giovane spagnolo, nato nel 225 a Osca, Aragona. Era di famiglia benestante. Compie gli studi di teologia a Saragozza. Un incontro per lui decisivo. Sai con chi? Con un suo maestro, che sarà dopo il futuro Papa Sisto II, martire e venerato a Perdifumo, Salerno. Lo segue a Roma diventando suo diacono, cioè stretto collaboratore. La loro missione è quella di evangelizzare la Roma, la capitale dell'Impero Romano. Lorenzo tiene il compito di collaborare con il Papa e soprattutto di amministrare le elemosine elargite liberamente dai fedeli alla Chiesa e con questo denaro raccolto di aiutare i più bisognosi. In quel tempo l'imperatore Valeriano perseguitava i cristiani. Già iniziando la seconda metà del III secolo, nel 258, il Papa Sisto II viene imprigionato e giustiziato subito, mentre Lorenzo viene chiesto, come era chi teneva la cassa, di consegnare i tesori della Chiesa. Però questo giovanotto non le manca il senso dell'umorismo e con coraggio si dà da fare. Così che una furbizia che viene dallo Spirito Santo chiede ai suoi accusatori di dargli 3 giorni di tempo per raccogliere le ricchezze della Chiesa. E sai che cosa ha fatto Lorenzo? Subito si dà da fare. Una volta che gli permettono questi giorni, vende candelabri, vasi preziosi e altri beni, distribuendo tutto quello che aveva raccolto ai bisognosi della città. Cioè, non è che ha venduto per portarli a Valeriano. No, 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 no. Se lo ha distribuito tra i poveri. Dopodiché li raduna tutti, questi storpi, poveri, vecchi, mendicanti, orfani, vedove, affamati, e li porta davanti al prefetto dicendoli senza nessun timore, ecco i tesori della Chiesa. Certamente, il prefetto offeso reagisce con crudeltà e lo condanna a morte. Lorenzo fu dato in custodia al centurione Ippolito. Ascoltiamo questa parte perché, cioè, il martire, il cristiano, che fino all'ultimo alito della sua vita annuncia la verità e battezza, annuncia la buona notizia, perché questo è l'annuncio, no? Andate ed annunciate, andate, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E questo Ippolito lo rinchiuse nel sotterraneo del palazzo e lì, giustamente nell'umidità, al buio, e c'era un altro imprigionato, cioè Lucillo, che aveva perso la vista. Lorenzo lo confortò, lo incoraggiò, lo catechizzò alla dottrina di Gesù e, servendosi una palla d'acqua che sgorgava dal suolo, lo battezzò. E sai che cosa è successo? Dopo il battesimo, Lucillo riebbe la vista. Cioè, credo che una cosa troppo forte è che anche in prigionia continua a fare del bene perché è la volontà del Padre, alla grazia di Dio. E credo che in certa forma tutti noi sperimentiamo, quando siamo e viviamo da cristiani, viviamo
una certa prigionia, no? A volte affettiva, a volte effettiva, a volte certamente ingiusta, però è Dio chi non ci abbandona, sai perché? Non siamo soli. Torniamo alla storia, perché è molto bella. È così che il centurione Ippolito visitava spesso i suoi carcerati. Avendo constatato il fatto prodigioso, questo miracolo, colpito dalla serenità, la tranquillità di questi prigionieri, e certamente illuminato dalla grazia di Dio, si fece battezzare da Lorenzo e diventa cristiano. Giustamente, in seguito, lui, riconosciuto come cristiano, fu accusato, legato alla coda di cavalli e fatto trascinare per sassi e rovi fino alla morte. Lorenzo, prima di morire, prega il Signore di far diventare Roma una città cristiana. La preghiera viene esaudita con l'avvento dell'imperatore romano Costantino, che si convertirà, si farà battezzare e farà costruire una basilica sulla tomba del martire, denominata San Lorenzo fuori le mura, che è la meta di pellegrinaggi e di venerazione. Roma proclama San Lorenzo suo patrono, assieme ai santi Pietro e Paolo. Numerose sono le chiese romane dedicate al giovane diacono Lorenzo. Lui è patrono dei cuochi, pasticceri, rosticceri, vigili del fuoco, amministratori. E tornando all'inizio, credo che è una cosa molto bella, senza essere pagano, di credere che queste stelle che passano sono le nostre preghiere, le tue preghiere, le mie, che si rivolgono al cielo e si sommergono nel buio, nel cuore di Dio e di Maria Santissima. Buon sabato della Madonna, San Lorenzo, prega per noi.